Buon salve gente, benvenuti o bentornati nel lato oscuro. Io sono Giulia, ma potete chiamarmi G o anche Sua Malvagità. Sono qui oggi per parlarvi finalmente, no spoiler, di un film che stavamo aspettando non da tanto, di più, perché ci si è messa in mezzo persino la pandemia. Se non ricordo male, Black Widow doveva uscire nella primavera del 2020. Quindi salutiamolo perché è effettivamente riuscito a uscire solo quest'anno. Io sto registrando il 7 luglio, per voi sarà l'8 quando guardate questo video, perché sapete ci sono sbalzi temporali che il TVA manco glielo raccontiamo, e perché sapete che registro il giorno prima. Ma parlando di sbalzi temporali, se non avete ancora visto il film in sala, potete sia guardarlo in sala, io ve lo consiglio perché sinceramente rende di più, però c'è anche la possibilità di accedervi su Disney Plus con l'accesso VIP, quindi pagate un po' di più e dal 9 luglio potete vederlo anche in streaming. Ma diciamocelo, la sala è sempre la sala. Vi dirò la verità, ero un po' preoccupata per questo film, non tanto per la storia, anche perché siamo preparati da anni, visto che ogni tanto nelle notizie usciva il "ma faranno mai il film sulla storia della vedova nera?" e alla fine non solo l'hanno annunciato, ma l'hanno effettivamente girato, prodotto e tutto, e poi ci siamo dovuti fermare. Questo era il problema principale: quanto tempo ci siamo fermati, quanto è ampio l'orizzonte temporale che questo film ha dovuto attendere prima di arrivare in sala, tanto, e questo mi creava un problema dentro, nel mio non cuore, cioè le aspettative che avevo potevano in qualche modo migliorarmi o peggiorarmi la visione. Questo film è invecchiato bene, perché sapete che una pellicola che sta lì per così tanto tempo, perché per un film è un orizzonte temporale molto grande, un anno circa, un anno e mezzo se volete. Questo film doveva uscire prima delle serie TV, infatti diciamo che la serie di The Falcon and the Winter Soldier ci ha spoilerato una cosa che sappiamo in questo film, quindi avevamo ancora ciccia da vedere all'interno del film? Era qualcosa che comunque avrei dovuto attendere con gioia? Io non mi sono lasciata andare fino all'ultimo, ho detto entro in sala super, come si può dire, impassibile, sì, super impassibile, e finalmente l'ho visto. Ne parleremo uno spoiler, ma dovete aspettare un attimo perché c'è la sigla. Rieccomi pronto a cianciare del film. Come vi avevo anticipato prima, di fatto io ero un po' preoccupata per il ritardo che aveva subito questa pellicola. Se vogliamo fare un po' il punto della situazione, la fase 3 di Marvel è ormai conclusa e Black Widow doveva essere proprio l'inizio della fase 4, un po' un'apripista per le serie TV, quelle di Disney Plus che sono state a lei precedente. Sono già uscite, è uscito WandaVision, è uscito The Falcon and the Winter Soldier e proprio per me oggi, per voi è ieri, è uscito il quinto episodio di Loki, quindi il penultimo episodio. Si è un po' ribaltata la timeline, quantomeno della prima parte della fase. Avendo visto il film, posso dirvi che se fosse effettivamente arrivato precedentemente alle serie TV, ci avrebbe dato un po' un'idea di quella che sarebbe stata la nuova via, una via più originale, e quindi sarebbe stato un perfetto apripista. Visto dopo le serie TV, a me comunque dà l'idea di un gran film, a me è piaciuto molto, poi ve ne parlerò meglio, ma diciamo che a livello di originalità è un pelino indietro rispetto a prodotti come WandaVision, per dirne una, ma anche Loki. Questa cosa ha pesato perché in realtà questo film parla soprattutto di persone e di rapporti umani. Ci dà quella storia di Black Widow che ci serviva proprio perché l'abbiamo vista sacrificarsi in Endgame e quindi volevamo quei tasselli in più. È una pellicola che alla fine secondo me è invecchiata bene, peccato perché secondo me l'effetto wow sarebbe stato ancora maggiore se avesse rispettato la sua scaletta temporale, ma vabbè, c'è stata una pandemia, si fa quel che si può. Natasha Romanoff, la nostra vedova nera del cuore o del non cuore se siete villain, dopo essere scomparsa tragicamente in Endgame, torna finalmente in questa pellicola per portarci qualche informazione in più e qualche emozione in più riguardo al suo passato, quindi riprende vita sul grande schermo per tornare indietro nel tempo. Se vi ricordate le sue primissime apparizioni, diciamocelo, non era il personaggio che spiccava di più fra tutti, ma nel tempo è riuscita a conquistarsi il suo spazio all'interno di vicende che parlano di supereroi, ma anche di essere
esseri umani. Il suo cammino d'evoluzione è stato uno tra i più interessanti, diventando tassello fondamentale della risoluzione degli eventi proprio grazie al suo sacrificio. Ma non scordiamoci tuttavia che ha fatto davvero tanto per il genere umano, e non solo, ha fatto tanto anche per il gruppo di eroi in cui è inserita. Ha creato una sorta di situazione familiare, e non per niente all'interno di questo film, quando si parla della spaccatura degli Avenger, ci si riferisce con il termine divorzio. La sua azione è volta al mantenimento della speranza fino all'ultimo, e cercherà comunque di rimettere insieme e tenere insieme il team dopo il momento di massima spaccatura per quanto riguarda gli Avengers, ovvero Civil War, e ci rendiamo conto soprattutto a posteriori di quanto manca una via comune e un fattore di coesione. Ed è proprio di famiglia che parla questo film, di più famiglie, ma in particolar modo di una che non c'era ancora stata presentata, e ovviamente anche del passato della Vedova Nera, chi era la donna e prima ancora la ragazzina dietro a questa figura di assassina professionista ma anche eroina. Questo lato ambivalente del suo personaggio verrà ricalcato diverse volte all'interno del film per motivazioni differenti, per temi in realtà anche molto attuali, ma anche per farci comprendere come mai lei sia arrivata a fare quello che ha fatto poi in Endgame. Assistiamo quindi a un tuffo indietro a livello temporale, nei ricordi, nell'infanzia, in traumi sotterrati che tuttavia non sono mai del tutto nascosti. Ma va detto, l'ambientazione principale a livello temporale è quella post Civil War, quindi Natasha è in fuga dal generale Ross. Saranno accontentati anche quelli che volevano vedere una giovane Natasha, tuttavia il vero flashback sarà solo all'inizio, e il passato ci verrà presentato più che altro in discorsi, in discussioni, e quindi valuteremo più che altro le sue implicazioni con il presente. Quindi stavamo dicendo post Civil War, e mentre tutto il mondo si sta dividendo in fazioni e tu sei Team Cap o sei Team Iron Man, la vedova cosa vede all'interno di questo scenario se non una dimensione estremamente cara che si sta spaccando, perché ricordiamolo, frase sempre ad effetto, che un cuore a metà è sempre comunque spezzato. E proprio mentre è in fuga, il passato la raggiunge e la bracca nuovamente. Infatti si troverà a avere a che fare con la famiglia costruita nel KGB, dove è sorella di Yelena, che è interpretata da Florence Pugh, credo si dica così, un'attrice che io adoro. L'ho vista in Piccole Donne, ma soprattutto vi lascio qui la recensione, in Midsommar, e io non so davvero come faccia a essere perfettamente in character ogni volta che prende una nuova parte. In pellicole anche così diverse lei riesce sempre comunque a convincermi, quindi l'ho amata fortemente anche qui. Non ci scordiamo però dei genitori, Melina interpretata da Rachel Weisz, che è la stessa che io ricordo dalla Mummia e Constantine per intenderci, e sicuramente Alexei, che è il nostro David Harbour, che prendiamo direttamente da Stranger Things, se siete amanti anche delle serie TV. Quindi diciamo tutti nomi abbastanza conosciuti che secondo me sono stati veramente bravi come cast all'interno di questo film, mi hanno convinta tantissimo, e le dinamiche familiari sono veramente belle. La Marvel si avventura nel clima del dramma familiare, dove le persone si recriminano cose e soffrono delle reciproche distanze e incomprensioni. I legami vanno rinsaldati, la fiducia va ricostruita o costruita da certi punti di vista, e molto importante sarà il fattore della speranza, quella speranza che nasconde quel tentativo di amore che è talmente forte che riesce a mettere insieme qualcosa che è disgregato, che forse non è mai stato del tutto unito. Questo film offre davvero tantissime riflessioni, è un contenitore perfetto di tante tematiche differenti che vanno dalla libertà di scelta, secondo me il tema principe all'interno della Vedova Nera, ma anche la necessità di potersi autodeterminare e non essere controllati, concetti che arrivano a toccare anche l'emancipazione femminile e il desiderio di scegliere da soli la propria strada. Si arriva persino a discutere di violenza, di guerra, come vi dicevo prima, di perdono, di famiglia, di fiducia, di volontà. Ci viene offerta anche l'opportunità di riflettere sul ruolo della donna in modi differenti, la prima via, che è quella più palese, attraverso le gesta delle tre vedove coinvolte. Quindi tre vedove sono meglio di una, direi che in questo film fanno sicuramente la loro figura. Ma un altro modo per riflettere su questa tematica molto attuale, quindi tutto questo film a me è sembrato veramente in una via nuova rispetto ai precedenti, perché per quanto si trattassero anche tematiche che potevano essere utili come discussioni riguardo alla nostra attualità, questo in
particolare si è proprio impegnato, e anche emblematico è il ruolo della Stanza Rossa, questo luogo terribile dove le ragazze sono sfruttate, sono disumanizzate, sono mercificate, diventano delle armi senza volto a cui, come anche nei fumetti, quindi non lo considero spoiler perché è una cosa che si sa della Stanza Rossa, diciamo, a cui viene tolta anche la possibilità di generare eredi, perché essendo loro armi, tali devono rimanere, non devono pensare a un futuro, la cosa importante è il presente, perché nel presente c'è la missione. La tratta degli esseri umani, le dimensioni sommerse che contengono orrori indicibili, la negazione della libertà individuale, la negazione persino dell'infanzia, è un film che davvero riflette su molteplici tematiche che, se avete un attimo, davvero riuscite a catturare in un'essenza, io direi, molto emotiva. Quindi vi lascia tanto se avete il tempo di pensarci. Ovviamente viene citata più volte l'inside joke numero uno per quanto riguarda La Vedova Nera, ovvero Budapest, o Budapest, come ci fa notare Natasha, e è proprio qui che si ambientano delle scene interessanti a livello di azione. Lasciate che io ve lo dica, fiore all'occhiello del film, perché io le ho trovate, non so se sono io, non so se mi è mancata la Marvel, ma davvero dure e crude. Soprattutto si vede tantissimo che qui non ci sono gli Avengers, si vede per la violenza, si vede per quella mancanza d'empatia dovuta a cose che non vi posso spiegare purtroppo, che si controbilancia invece con una Natasha che d'empatia ce parecchia, anche perché ha vissuto un certo percorso e adesso è una persona diversa, quindi la persona che fa parte di quell'ambiente lì non esiste più, è cresciuta, e quindi tornandoci da adulta, diciamo che ne vede gli aspetti più crudi. E vi dico la verità, più volte all'interno di questo film mi sono sorpresa a pensare, ma è un film Marvel? Perché io sono una grande amante della Marvel, voi lo sapete, sono una super fan, ma il respiro è completamente nuovo. Mi viene da dire, quasi sincero, non è così, è che proprio si vede una dimensione differente rispetto a quella a cui siamo abituati. Un tono più tragicamente onesto ed esplicito, ecco, questa potrebbe essere la definizione che darei. Ma veniamo al punto dolente, vi dico cosa non mi ha convinta. E vi ripeto, a me il film è piaciuto, me lo sono proprio sparata volentieri, il ritmo, essendo anche legato a situazioni comiche in alcuni momenti, situazioni action, è un ritmo molto veloce, quindi non sentite neanche la durata, ma ci sono due cosine che ogni tanto vedevo e dicevo, non il massimo. La prima cosa è la CGI, che in alcuni casi mi è sembrata un po' traballante. Vi ripeto, non una cosa che proprio mi desse fastidio, però l'ho trovata poco convincente a tratti. E Taskmaster, che è un personaggio che io mi aspettavo davvero differente, e quando l'ho visto sul grande schermo ho capito perché è stato reso così. Tuttavia, non lo so, a me risulta un po' una caratterizzazione superficiale, un utile di trama, cioè serviva che fosse così, lo comprendo, mi sarei aspettata un pochino di più. Ovviamente non posso fare spoiler, quindi non vi posso spiegare perché secondo me è un personaggio un po' buttato lì, però non è un qualcosa che non ci sta, cioè ci sta nel film, avrei preferito altro, ecco. E voglio farvi notare, concludendo questi miei ragionamenti sul film della Vedova Nera, che il ruolo che solitamente riveste Natasha all'interno degli Avenger, in questo film viene preso a piene mani da Alexei. Un personaggio che a me ha convinto, sarà che l'attore è stato veramente bravo, sarà che è vero c'era tanto action, ma quelle battute, quelle stranezze, quelle cose che erano un po' campate in aria e ti lasciavano lì tipo cosa sta dicendo questo, erano perfette per stemperare la tensione, quindi si riusciva anche a sorridere nonostante la situazione fosse tragica e questa cosa non venisse mai meno. Un personaggio che prende le redini della famiglia e che agisce come collante. Ma quindi G, il film della Vedova Nera ti è piaciuto? Assolutamente sì, un ottimo stand alone. Non ci resta dunque che salutare La Vedova Nera e ringraziarla per tutto quello che ha fatto per i civili, per gli eroi, ma soprattutto per tutti noi. Grazie Vedova. E niente gente, questo è stato il mio parere no spoiler sul film Black Widow, ma ora aspetto il vostro nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentatelo e condividetelo in modo che la recensione della Vedova Nera si sparga ovunque. E come al solito vi ricordo che tutti i miei social sono in descrizione, Giulia Bifrost su tutto, in particolar modo su Instagram. Perché ovviamente troverete contenuti extra, storie disagianti e di bassotti piccoli e grandi, ma soprattutto la schedule e quindi la programmazione della piattaforma Viola, dove parleremo anche di Black Widow spoiler e dove parliamo anche delle varie serie TV e film che escono. E niente belli, si è fatta una certa, il video è finito, andate in pace, ci vediamo alla prossima. Bye gente!